22 sindaci della provincia hanno condotto una marcia simbolica in fascia tricolore a Caltanissetta da Palazzo del Carmine alla prefettura dove hanno incontrato il prefetto Maria Grazia Cucinotta. Sono molteplici le questioni sollevate dai sindaci, ritardi nei trasferimenti, tagli, rifiuti, numerose tra queste, secondo i primi cittadini locali, dipenderebbero dalla regione siciliana ferma ai trasferimenti del 2015. Si teme per la prosecuzione di molti servizi e per l'ordine pubblico. Il prefetto ha ascoltato le istanze dei territori riconoscendo a quello di Gela un grosso carico di difficoltà dovuto alle tante criticità legate soprattutto alla gravissima crisi occupazionale. Devo dire che questa mattina tutti i sindaci del Libero Consorzio di Castelsetta ci siamo trovati dal prefetto per manifestare la nostra solitudine con gli amministratori. Ci rendiamo conto che è un problema politico di mancata scelte negli anni e di grande confusione nella gestione attuale, dove per recuperare fondi in realtà in modo indiscriminato si riversano i problemi sui comuni, con tempistiche inammissibili e con dei tagli ai trasferimenti che non possono sopportare. Però vi sono dei problemi reali che l'amministrazione noi dobbiamo fare presente al prefetto perché incide sulla vita quotidiana di tutti i nostri concittadini che noi qui rappresentiamo e che hanno dei bisogni reali, dei bisogni che bisogna soddisfare giornalmente e con una continuità che non può essere i tempi dei burocrati che si trovano alla regione. Di conseguenza oggi abbiamo presentato questo nostro malessere e devo dire che per eccellenza il prefetto ci ha ascoltato con molto interesse e che riporterà le nostre osservazioni nei luoghi preposti. Aspettiamo comunque una risposta fiduciosa sia per quanto riguarda le istituzioni a livello nazionale, di cui il prefetto rappresenta, ma sia soprattutto a livello regionale che eviti di emettere delle ordinanze che mettono in difficoltà la gestione quotidiana come quella dei rifiuti e che ripensi a dettagli che siano funzionali e non che invece incidono sui servizi essenziali.